e i suoi genitori e anche la famiglia del fidanzato sono venuti, erano presenti per dirci che erano consapevoli di aver vissuto un dramma, ma che era l'Europa ad essere stata colpita, la libertà. E noi vogliamo che questo vertice possa aprirsi su un messaggio, il messaggio che Valeria stessa voleva rivolgere. Siamo l'8 marzo, è un messaggio per le donne, per la parità, per la dignità. Valeria lavorava su una tesi, voleva capire come in Francia fosse possibile conciliare vita professionale e vita familiare, in modo che poi anche le politiche pubbliche potessero essere decise in Italia. E quindi Matteo ha deciso con i nostri ministri di poter avere una borsa di dottorato da offrire a dei giovani nell'ambito dell'Università Franco-Italiana, in modo che il lavoro di Valeria possa essere portato avanti. Si tratta semplicemente di una borsa di dottorato, ma in realtà va ben al di là. Significa che abbiamo fiducia nella ricerca, nelle conoscenze, nel sapere, e che Valeria in un certo modo potrà vedere continuare il proprio lavoro con altri.